Per cercare di spiegare come ho utilizzato i Lego per illustrare l'analisi logica, ho pensato che il modo migliore fosse dividere lo schermo in due parti. Sul lato sinistro vedete un programma che si chiama Lego Digital Designer, vi farò poi vedere come si scarica, è un programma gratuito della Lego. Sulla parte destra invece vedete un word processor, si tratta di Microsoft Word. Nella parte destra scriverò la frase e nella parte sinistra invece realizzerò il modello incastrando i mattoncini. Per ottenere Lego Digital Designer è sufficiente una ricerca su Google. Digitando il nome del programma, infatti, visualizzeremo un elenco di risultati, il primo dei quali è il link che rimanda alla pagina di download del programma. Una volta raggiunta la pagina di Lego Digital Designer, dovremo selezionare Download e in seguito scegliere il sistema operativo su cui desideriamo installare il programma. Lego Digital Designer è un programma gratuito che è utilizzato dagli appassionati per progettare i modelli da realizzare con i mattoncini Lego. Per noi risulta pratico per tre motivi. Innanzitutto ci consente di utilizzare i mattoncini senza limite di numero o di tipo. In secondo luogo è un software e come tale consente di salvare e modificare il lavoro che abbiamo realizzato. Infine permette, collegando il PC alla LIM, di proiettare il nostro lavoro mentre lo svolgiamo. Vediamo allora come possiamo procedere per utilizzare i Lego per illustrare l'analisi logica. Nella parte destra inizio a scrivere una frase, si tratta di una frase molto semplice. Mario ha dato un libro a Giorgio. Sul lato sinistro intanto avvio il programma selezionando Free Build, cioè costruzione libera. Procedo con l'analisi in modo piuttosto tradizionale. Individuo il predicato, valuto il fatto che sia un predicato verbale e che questo verbo dare regga tre argomenti: una persona che dà, un oggetto che viene dato e un destinatario di questo oggetto. Passo dunque a Lego Digital Designer. Mi serve per rappresentare questo verbo trivalente un mattoncino adatto. Io utilizzo generalmente mattoncini doppi, ma ovviamente si tratta di una scelta libera. Mi pare che siano più visibili e più maneggevoli. Mi serve dunque un mattoncino doppio che abbia tre spazi. Lo colloco in un punto della piattaforma. Torno ora alla frase e individuo i sintagmi retti da questo verbo. Si tratta di Mario, un libro e a Giorgio. Questi sono i tre argomenti e cerco quindi un mattoncino che sia adatto a rappresentare ciascuno di essi. Volendo si possono anche variare per colore, immagino, cioè complementi diretti, complementi indiretti. Individuo un mattoncino rosso per il soggetto, che è Mario. Per rendere evidente che questo argomento è retto direttamente dal verbo ed occupa uno dei tre spazi previsti dal predicato, aggancio il mattoncino sopra il precedente. In questo modo si percepisce anche visivamente che il predicato ha altri due spazi che possono essere occupati, non di più. Procedo quindi con gli altri argomenti nello stesso modo in modo tale da completare la realizzazione del modello della frase. Se ogni alunno dispone di un piccolo kit di mattoncini può realizzare il proprio modello e confrontarlo poi con quello costruito dall'insegnante. Un modello di questo tipo rende anche più chiaro come trattare, dal punto di vista concettuale, un'espansione. Se noi aggiungiamo alla frase precedente l'avverbio ieri, è chiaro che non potremo agganciarla al verbo, ma dovremo collocarla in un'altra posizione. Dilato ancora la frase. Ieri Mario ha dato un libro giallo a Giorgio. Ho aggiunto un elemento giallo che è un modificatore del nome libro. Dovrò quindi scegliere come rappresentarlo graficamente in Lego Designer. Una volta individuato un pezzo utile a rappresentare un modificatore, io generalmente utilizzo un mattoncino singolo, lo aggancio all'elemento della frase a cui si riferisce. Realizzare un modello tridimensionale con i mattoncini ha il vantaggio di incoraggiare una riflessione sui legami e sui rapporti che esistono tra i vari elementi della frase. Qualche proposta operativa allora per l'utilizzo dei Lego in relazione all'analisi logica, partendo dal presupposto che ogni alunno abbia un proprio piccolo kit da utilizzare. La prima è quella di scrivere una frase e chiedere agli alunni di costruirla con i mattoncini anziché di analizzarla in modo tradizionale. La seconda è quella di fare quello che abbiamo fatto poco fa, cioè modificare un modello realizzato aggiungendo elementi in modo progressivo per capire cosa agganciare a cosa. La terza possibilità è quella di fornire agli alunni un numero limitato di mattoncini per realizzare frasi equivalenti, in modo tale da abituarli a riconoscere la struttura profonda della frase.